Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi figlioli della Calabria, lametini, cosentini e così via dicendo, reggini anche. Sono molto contento oggi, sabato 4 settembre, primo sabato di mese, dunque la comunione offerta al cuore immacolato di Maria. Secondo la devozione, come spero conosciate bene, dei primi 5 sabati di mese, sono molto contento di concludere qui questo tour sorprendente attraverso l'Italia, che è stato caratterizzato soprattutto dalla recita del Rosario dopo la Messa davanti a Gesù Eucaristia, perché il trono di Pietro sia liberato. Ho detto oggi in macchina a chi mi accompagnava, allo staff che mi accompagna, credo che non dovrà passare molto tempo perché arrivi qualche risposta. Dalle più clamorose, la morte per esempio improvvisa di Papa Francesco, come lo chiamano, o il passaggio di Papa Benedetto, o qualcosa di sorprendente. Ma vi dico e ve lo prometto che questo rosario, come avveniva in passato, pregato attraverso tutta l'Italia con la stessa intenzione, cioè che il trono di Pietro sia liberato, non rimarrà senza risposta a breve termine. Vedremo che cosa accadrà. Quando accadrà ce lo diremo tra di noi. Certo, questo rosario, io lo sento, è molto gradito all'Onnipotente, perché la Madonna stessa, da Cagliari alla Lamezia Terme, girando attraverso tutta l'Italia, più o meno tutta l'Italia, ma sì, direi di sì, lo sta presentando a Dio. E qui si conclude questa 11ª tappa del Giro d'Italia, alla Lamezia Terme, una tour, come vi dicevo, importante. Oggi qui, tra l'altro, si conclude, come si dice talvolta tra di noi, alla grande. Abbiamo un matrimonio dopo la messa, perché sapete che nel Vetus Ordo i sacramenti, grazie a Dio, si celebrano fuori dalla messa. E un matrimonio e anche una prima comunione, però quella ovviamente durante la messa. È molto bello concludere con questi sacramenti per due ragioni. La prima, noi ci siamo. Penso che il primo risultato che questo tour abbia ottenuto, lo dicevo ieri in Puglia, è quello di vescovi, cardinali, che sono tutti compari di viaggio di Bergoglio, che si sono riuniti e che adesso dicono: che dobbiamo fare? Gli avevamo chiuso il canale YouTube, perché voi sapete che il pretesto ufficiale è che un hacker si aggira a interessare di Radio Domina Nostra, giù, ci piaceva attaccare Radio Domina Nostra, e noi non ce la beviamo. È chiaro che il comando è arrivato dal Vaticano di chiudere Radio Domina Nostra, la cappella bruciata, alcuni che ne se ne sono andati, la vicenda, come sapete, scismatica interna di cui sono stato dato colpevole io, che invece me lo sono trovato davanti, mistiche che parlano a sinistra e mistiche che parlano a destra, una catastrofe dove io ci ho visto l'opera di Satana. E Satana prende forza dalle messe nere, capite? Dalle stregonerie. No, però non può mai, questo imparatelo, non può mai fermarti. Se tu sei di Maria, ti può far soffrire malattie, problemi, incomprensioni, disastri economici se ti fanno del male, no? Ma ricordati questo, figliolo caro, Satana non ti può mai fermare se il tuo cuore e la tua mente sono con Cristo, con Dio, con la Santa Vergine, capito? E allora dopo questa vicenda così, dico che improvvisamente dalla Colombia tutto è nuovamente riesploso. Ma guardate come agisce Dio. Devo fare la sintesi di questo tour. E Dio agisce, ho tante cose da dirvi, quindi mettetevi calmi. Allora, Dio agisce in maniera sorprendente. Perché? Noi lo vediamo adesso nel mattutino, insieme alla storia di Giobbe, se non ricordo male. Noi lo vediamo. Il Signore lascia talvolta che il male accada. E uno non riesce mai a capacitarsi perché. Siete d'accordo? Il male accade, tanto che già nel tardo Medioevo la filosofia si domandava: si deus bonus, unde malum? Cioè, se Dio è buono, da dove viene il male che subiamo sulla terra? È una domanda alla quale il libro di Giobbe nell'Antico Testamento, e non solo, prova a rispondere, molto di più nel Nuovo Testamento. Ma guardate, figlioli cari, noi lo stiamo vedendo sulla nostra pelle. Dio permette il male
perché da quel male venga fuori un bene maggiore che lo glorifichi. Forse l'esempio più significativo, perché ha studiato un po' a scuola, è il romanzo dei Promessi Sposi, Alessandro Manzoni, il letterato della provvidenza, Renzo e Lucia, lo sapete, no? Ma non quelli del trio Marchesini, Lopez e Solenni, quello diciamo il romanzo vero, non riescono a sposarsi e passano attraverso. Come si conclude il romanzo? Ve lo ricordate? Dio non toglie un bene se non per prepararne uno maggiore. Allora noi eravamo scomparsi, anche io, nei giorni in cui ha cacciato prima di partire per la Colombia, dicevo: che sta succedendo, Signore? Vi do una lezione, se mi posso permettere, da padre, però l'importante è che sempre uno non lascia mai a preghiera. Guardate, se voi, anche se lambite coi piedi l'inferno, però tenete la corona in mano, perché Satana lo vinciamo pregando, fidandoci di Dio. E io posso darvi questa esperienza. Sono partito per la Colombia il 12 luglio, ma verso il 8-10 luglio, chi mi stava accanto, lo sapevo, io ero l'ombra di me stesso, però non smettevo di pregare. Anzi, facevamo, se vi ricordate, quella quindicina, la Madonna del Carmelo con Finia Mai. Perché la preghiera ti salva. Io sono qui a dirvelo, io non sarei qui, sarei già, no? La preghiera ti salva. Per questo la Madonna fa sempre l'appello alla preghiera. Una coppia deve pregare. Il rosario non è che poi chissà che cosa, il rosario. Pregare. E allora questo tour ha ottenuto una vittoria umiliante ai nemici da parte di Dio, perché quando avevano ormai cantato vittoria, finalmente questo Don Minutella, se mi permettete cito Don Minutella perché evidentemente è quello che catalizza su di sé tutta l'attenzione, no? E ce lo siamo tolto di mezzo, adesso si gli arriva la risposta dalla Colombia. Il primo tour in Italia, che anche quello, se vi ricordate, tra fine luglio e primi di agosto è stato sorprendente, in pieno clima ferragostano, a Torino, a Verona, centinaia di persone, ma soprattutto questo tour che entra nella storia. E questa è l'ora, e fa capire il primo insegnamento di questo tour, che noi ci siamo e non siamo così pochi. I media non parlano di noi. Oggi i media, anzi, attaccano, non leggete i giornali e non guardate i telegiornali, poi fate come volete. Non c'è una virgola di vero, e quello che di vero c'è viene artefatto e manipolato. Guardate, oggi mi hanno passato un articolo di tempo fa in cui si diceva: Alessandro Minutella, nonno, il prete due volte scomunicato, che ha fondato una setta. Questo è un giornale, non faccio il nome, capito? Come tutto è artefatto. E quindi di noi non parlano, eppure ci hanno visto tutti. Voi siete qui, questa è la celebrazione più ristretta in termini numerici, però Dio sa fare le cose belle, perché siete il gruppo meno numeroso, però c'è un matrimonio e una prima comunione, questa è una cattedrale, capito? Ma in giro per l'Italia, da Cagliari, a Cagliari avete visto quanta gente, a Verona, a Torino, a Firenze, a Roma, a Milano, e via via, scendendo in Abruzzo, in Puglia, fino a ieri, avete visto. Allora questo è il primo grande messaggio: l'opera non morirà. Anzi, più la attaccano e più cresce. Più la perseguitano e più fiorisce. Perché viene da Dio, non dagli uomini. Questo era il primo insegnamento a conclusione di questo tour. Che dobbiamo fare? Io ieri ho dato il mio responso a Bergoglio e alla cupola massonica che sta in Vaticano. Andatevene. Io, pretuncolo di periferia, senza mezzi, senza soldi, senza strumenti, un po' di usare a gritta, vi dico, la Madonna vi dice: andatevene ora dal Vaticano, liberate il trono di Pietro che state occupando invalidamente. Questa è la prima cosa che volevo. La seconda è collegata. È venuto fuori allora che esiste un popolo cattolico che sta con Benedetto XVI. E non è che io, mamma, te, tu. Come ho detto nei giorni scorsi in uno dei miei itinerari,
esiste ormai quella che in termini canonici o canonistici si chiama prelatura. Che cos'è la prelatura? Migliaia di persone sparse nel mondo che la Santa Sede riconosce come una realtà a sé, con il proprio vescovo e la propria realtà canonica, non territoriale, mi capite, ma si chiama prelatura personale, come l'Opus Dei. L'Opus Dei ci sono quelli di José María Escrivá de Balaguer in Calabria e in Lombardia, poniamo, no? In Piemonte e in Sicilia hanno loro un'unica prelatura, come se fossero una diocesi senza territorio. Allora, se adesso in Vaticano sono seri, io li sfido, se sono seri e sono quelli che parlano di misericordia e parlano di dialogo, e Bergoglio è lì che dice ponti ma non muri, anziché continuare a scomunicarci, e sarebbe venuta l'ora che ci tengano presenti, se fossero veramente disponibili all'amore pastorale per le anime, che non siamo uno o due, siamo migliaia. È incredibile. Questi dialogano con tutti, i bergogliani, avete notato, con i musulmani, li invitano a pranzo in chiesa, no? Che poi c'è l'imbarazzo della scelta. La prossima volta i musulmani, io passerò il menù, secondo i gusti. Dirò ai musulmani infedeli che entrano nelle nostre chiese, figurarsi che cosa succederebbe se fossimo noi a chi da mangiare da nelle moschee. Che cosa hanno fatto questi eretici vescovi seguaci di Bergoglio? Dall'Orefice a Palermo, a Sepe, a Napoli, a Zuppi, a Bologna. Li hanno invitati nelle cattedrali. Allora, a Bologna tortellini e lasagne, perché siamo in Emilia Romagna. A Palermo sfincione e pasta con le sarde. A Napoli, voglio a pizza. Capito come l'hanno gettata sul ridicolo, i luoghi sacri. I luoghi sacri, disponibili a dialogare con tutti, con gli immigrati, con i carcerati, con i transessuali, con gli LGBT, con i gay, con tutti. Appena si presentano quelli come noi, che dicono, per noi il Papa è Benedetto XVI alla luce di questo, scomunicato, via, fuori dalla Chiesa, per te non c'è salvezza, come mi ha detto quel prete, vi ricordate, ad Arse, non so chi di voi si ricordi, andrai, faceva così, vi ricordo, ballava, però sta facendo una danza macabra, andrai all'inferno, vi ricordate di cosa gli ho detto? Ma scusa, confratello mio, ma tu non devi essere felice, ma sei di Bergoglio, che parla di misericordia, e poi il tuo Bergoglio all'inferno neanche ci crede, che caspita dici? Ecco, questa è la situazione, che noi ci siamo e devono fare i conti con noi. Oggi è il primo sabato di mese e stiamo celebrando la messa di Santa Maria in sabato, però è anche il 4 settembre, non vorrei essere campanilista, ci seguono da tutta Italia, mi hanno detto che i numeri sono sorprendenti, ogni giorno quasi 900 di nuovo a seguire la messa, ogni giorno, oltre a quelli che erano presenti nei posti, ecco, trovo che sono numeri di nuovo significativi, abbiamo superato i 5.000 iscritti su YouTube, e questi 5.000, non so se mi sbaglio, ditemi voi, non sono più i 40, poniamo i 40.000 del passato, dove c'erano gli Unacum degli inizi, mi capite, che poi se ne sono andati nei nemici. Chi sti 5.000 che si iscrissero in questo mese? Sono 5.000, cioè proprio del piccolo resto, perché il nemico non si viene a iscrivere, tantomeno quello di una cum, si collega ma non si iscrive, mi capite? Quindi questi 5.000 che si sono iscritti, insomma 5.000 non è un numero irrilevante. E poi va in Colombia e pensi che devi iniziare da capo come in Italia, sapete che ho iniziato così, a Reggio Emilia, e invece li trovi già con la tavola apparecchiata, perché la gente sente dove è la verità, se è in grazia di Dio. E allora vi dicevo che per oggi 4 settembre, oltre ad essere il primo sabato di mese, lo dico da siciliano, ma soprattutto da palermitano, perché io sono nato a Palermo, sono proprio di Palermo, è la festa liturgica di Santa Rosalia, vergine eremita della dinastia di Carlo Magno, niente meno. Io ho scritto un romanzo piacevolissimo su di lei, perché non si hanno molte notizie, allora ho voluto scrivere la sua vita alla Maria Valtorta, e vi inviterei a leggerlo se volete. E Santa Rosalia, oggi a Palermo è festa, perché appunto è la sua festa, la festeggiamo due volte, il 15 luglio perché ha liberato Palermo dalla peste, si chiama il festino, ma la sua festa liturgica però è il 4 settembre. Lei era figlia di Sinibaldo era un nobile
normanno a servizio niente meno che del re. E voi sapete che i normanni, anche per voi della Calabria vale questo, tutto sommato Sicilia e Calabria, no? E eravamo invasi, ma soprattutto la Sicilia, dai musulmani per 3 secoli, e sono venuti le truppe normanne dalla Francia attraverso l'Italia, la Calabria, hanno liberato la Calabria e poi soprattutto la Sicilia dai musulmani. In Calabria non hanno lasciato molte tracce la presenza islamica, in Sicilia sì, la cultura araba è molto forte, però poi si sono fermati perché hanno trovato che il clima era bello, ci stavano bene, le donne siciliane erano carine, sono rimasti. E in uno di questi matrimoni è nata Rosalia. Siamo addirittura nell'undicesimo secolo, nel 1100 d.C. Lei cresce a corte e il papà la dà in sposa a un giovane principe, a un giovane duca, ma lei, sin da piccola, come misteriosamente accade, no? Se leggete le vite dei santi va così, ci sono anime predestinate. Lei, Rosalia, era un'anima predestinata. Fin da piccola voleva essere tutta di Gesù. E questo non per disprezzo al matrimonio, perché anzi la Chiesa insegna che il matrimonio è una delle vie più belle. Faticoso anche quello, lo dico ai due sposini. Non è che non c'è la fatica nel matrimonio, il sacrificio, la sofferenza anche. Però è una via di santificazione il matrimonio. Allora Rosalia però sentiva che Gesù le chiedeva di essere tutta sua, non di un altro uomo. E così, siccome il papà insisteva, qui ha fatto il gesto, immaginate voi questa giovane ragazza, di scappare dalla corte normanna e di fuggir via. Adesso i dettagli storici scompaiono, però sembrerebbe che sia andata a vivere nell'entroterra siciliano, c'è ancora oggi la grotta di Santo Stefano di Quisquina, vicino Agrigento. C'è una grotta dove si entra a fatica, dove si sarebbe rifugiata Rosalia per fuggire all'ira del padre, e poi è venuta a Palermo di nuovo ed è salita sul Monte Pellegrino, che Goethe, venendo in Sicilia, ha definito l'ottava meraviglia del mondo. In quel monte, ed è verosimile, e poi dopo lei ha vissuto per circa 20 anni in una vita di preghiera, semi-eremita, perché era donna, quindi i monaci le portavano il cibo, l'andavano a visitare, la confessavano, cioè lei era in una forma di semi-eremitaggio, c'erano i monaci basiliani, e poi torna ai 40 anni circa, 45, è morta. Non si è più saputo nulla di lei, perché è morta così, di nascosto, diciamo, tutta immersa in Dio, da santa eremita. E padre Amort diceva che Santa Rosalia andrebbe di nuovo conosciuta perché è molto potente negli esorcismi, perché ha lottato personalmente col diavolo, la sera, di notte, nella grotta, il diavolo la tormentava e lei si proteggeva, sapete che è rappresentata col crocifisso in mano, l'abito marrone scuro perché era consacrata, ma c'è un dettaglio molto bello, che poi dopo è morta, non si è saputo più nulla di lei. Ebbene, nel 1600, nel XVII secolo, Palermo invaso dalla peste, e i palermitani, la città è decimata, si muore, un cacciatore gli muore la moglie, sale su Monte Pellegrino per gettarsi giù da lì, e mentre sta per prepararsi, vede una giovane che scende lentamente, luminosa, dall'erta del monte, e gli dice, chiamandolo per nome, non mi ricordo il suo nome, che stai facendo? E lui dice, ah, lasciami stare, io la faccio finita perché mia moglie è morta di peste e anche io non ho nessuna più speranza. E Rosalia gli dice, io sono Rosalia Sinibaldi, sono vissuta su questo monte e i miei resti mortali si trovano dentro quella grotta. Va subito dal vescovo di Palermo e digli che salga qui sopra con tutti i preti, peccato che non c'ero anch'io, mannaggia, con tutti i preti, e troveranno i resti mortali miei, di che li metta in un'urna e che passi in processione cantando il Te Deum per tutta la città di Palermo, che era allora tutta sul porto. Dove passeranno i miei resti mortali? Gli appestati guariranno. Il cacciatore non gli sembra vero. E mentre sta per andare via, Rosalia lo chiama un'altra volta e gli dice, ascolta, fa presente che questo che io sto tenendo per la mia città di Palermo, perché lei era palermitana, Rosalia, è un dono che ho chiesto alla Signora, la Madonna. Rosalia e il cacciatore va subito dal vescovo, e il vescovo, Giannettino Doria, si chiamava così, non era modernista, ci ha creduto,
non è che tanto per dire ha murato la grotta, come Bergoglio ha murato il miracolo eucaristico, no, ci ha creduto, dice vediamo se è vero, se non altro, è tutto registrato, ci sono gli atti notarili nel comune di Palermo, cioè ci sono stati notai che in quell'occasione lì hanno registrato tutto, e quindi documenti storici, non è che è una leggenda. Il vescovo dice vabbè, chiamatemi subito tutti i sacerdoti di Palermo, arrivano ai piedi del monte dove ancora oggi c'è l'inizio della salita che si chiama Acchianata, la Acchianata, cioè i palermitani a piedi salgono verso ancora oggi con devozione, veramente a Palermo si dice viva Palermo e Santa Rosalia, per dire, no? È l'icona di Palermo come San Gennaro a Napoli o Sant'Ambrogio a Milano, però il nostro è tutto un tratto tipicamente femminile, questo. La Sicilia ha una santità al femminile, Rosalia a Palermo, Agata a Catania e Lucia a Siracusa, lo trovo veramente significativo. E allora il vescovo con tutti i preti salgono, entrano nella grotta dove aveva indicato il cacciatore ed effettivamente trovano i resti mortali. Il vescovo immediatamente li fa mettere in un'urna che esiste ancora oggi e quest'urna viene portata in processione, per farla breve, Palermo viene liberata dalla peste. Ma la cosa simpatica è che sino a quel momento la patrona di Palermo era Santa Cristina. Vuoi vedere che hanno litigato in cielo? Ma scusa, se Santa Cristina è patrona, ma perché non viene Santa Cristina a liberare Palermo? Sono quei segni misteriosi di Dio, per cui è ovvio che il vescovo ha detto, lui stesso, Giannettino Doria, vedendo che la città è stata liberata dalla peste, ha detto Rosalia patrona di Palermo, e lui si sentiva chiamato dalla veste e dai monsignori, no? I collaboratori del vescovo, Eminenza, che c'è? Eminenza, è Santa Cristina. Ah, è vero! Allora Santa Rosalia patrona primaria, Santa Cristina patrona secondaria, ha cercato di salvare capre e cavoli. Ma c'è un particolare che vorrei raccontarvi. Durante gli anni Ottanta la tempesta modernista ha raggiunto tutti gli ambiti della Chiesa, il disastro che c'è stato, su questo Viganò non sbaglia, ci stanno le macerie, su questo aspetto non sbaglia, peccato che poi non dica mai che è per lui apertamente il Papa, anche se nell'ultimo video dice il pontificato di Bergoglio, quindi lo liquida, però lo riconosce come Papa, è una posizione assolutamente inaccettabile. Comunque, negli anni Ottanta il modernismo è arrivato anche a Palermo e si cominciava a vociferare nei seminari, nelle parrocchie, in siciliano, sapid un so cuccè da rincia, mi avete capito? Cioè, chissà che cosa c'è dentro quell'urna. Addirittura si sparge una voce che dentro l'urna c'erano i resti di un animale. E cosa volete? I modernisti, pur di negare il soprannaturale, sono capaci di tutto. Meno male che ci sono stati uomini di fede come il cardinale Pappalardo, Salvatore Pappalardo, il cardinale che ha celebrato i funerali di Falcone, Borsellino dalla Chiesa, veramente negli anni di piombo. Il cardinale Pappalardo, questa cosa, nonostante lui non fosse un tradizionalista, è storia ormai, c'è il repertorio fotografico, non riusciva a sentirsela dire. E allora, con coraggio, ha detto una buona volta, ora basta, autorizzo e comando la ricognizione delle ossa. Così, se sono ossa di animali, una buona volta, Eminenza, e se poi sono animali, il festino che fa? Non mi importa, la verità innanzitutto. Grande cardinale Pappalardo, siete d'accordo? Cioè, la verità va sempre detta sopra ogni cosa. Scegli un'equipe, c'è l'anatomopatologo, il medico che si occupa di queste cose, c'è il repertorio fotografico, con una certa emozione, apre l'urna, quella del 1600, dove non state messe le ossa, e le analizza. Esito dell'indagine. Tre risultati. Primo risultato. Sono ossa di un essere umano. Secondo risultato, appartengono a una donna morta intorno ai 40 anni. Terzo risultato, questa donna era vergine. Si vede il cardinale Pappalardo, nella sequenza ormai invecchiata, che scende dall'episcopio e va in cattedrale e si commuove, piange, perché per tutti i palermitani è stata una conferma che dentro quell'urna, a cui si è legatissimi, il 15 luglio passa in giro per la città, si trovano i resti di Santa Rosalia. Ecco, oggi la invochiamo perché ci aiuti ad amare Gesù come l'ha amato lei. Lei tiene anche un teschio nelle mani.
perché indica la mortificazione. E è una cosa che fin da piccolo non mi piaceva tanto. Poi ho letto un aneddoto di Don Dolindo Ruotolo, lo sapete? Che lui una volta andò a fare l'elettroencefalogramma, Don Dolindo Ruotolo, che Padre Pio disse: c'ha il paradiso. Don Dolindo, ci avete il paradiso nel dentro, gli ha detto Padre Pio. Don Dolindo va a farsi l'elettroencefalogramma e il medico lo chiama e dice: guardi padre, non c'è niente, è solo artrosi, questo è il suo teschio. E lui lo guarda: ah, però che interessante, dottore, di chi è questo questo sequestro? Dice: padre, è suo, grazie. Sapete che ha fatto? Se l'è fatto come abat-jour, perché lui voleva ricordarsi sempre che siamo polvere. Cioè, il teschio in mano a Santa Rosalia, se voi cercate l'immagine su internet ve ne accorgerete, indica il memento mori, cioè ricordati che devi morire. Allora certo, Santa Rosalia ha lasciato la ricchezza, il castello e la corte normanna, e noi no, noi non dobbiamo ora lasciare tutto per andare a vivere nelle grotte, ma prima o poi lasceremo comunque tutto con la morte. Il ricordo della morte a volte ci può aiutare, ai più testardi, a quelli più testoni, dove non ti riesce di fargli capire che devono pregare, che devono evitare il peccato, tu li vedi solo presi dalle cose del mondo. No, ieri leggevo che Flavio Briatore, uno dei ricconi d'Italia, donnaiuolo, un grande del star system italiano, si lamenta perché le discoteche ancora sono chiuse. C'ha più di 70 anni, ma perché, Berlusconi, ma perché non pensano anche alla morte? Ci pensano, però la allontanano. Perché per questa gente e per tutta quella gente che vive come se Dio non esistesse, la morte è una... Non è vero quando dicono certuni di questi qui: ah, ma la morte, non ho paura. Più lo dicono e più non è vero. Perché guardate, per uno che non crede in Dio e vive solo per se stesso come se Dio non esistesse perché ritiene che non c'è il paradiso, ma che senso ha morire? Ma che senso ha morire? Cioè muori e, come si dice a Palermo, agnello e sugo, è finito il battesimo, cioè è agnello e sugo ed è finito il battesimo. Significa, si chiude, le geson fe, no? Si diceva Pascal, due badilate di terra sul capo ed è finito tutto. Quindi quando Santa Rosalia da una parte tiene il crocifisso, quella è la via migliore, amare Gesù, cioè seguire il Signore per amore, però nell'altra mano tiene il teschio come per dire a tutti voi che insistete per vivere per il mondo, vi ricordo che comunque prima o poi lascerete questo mondo. Quindi questo è l'insegnamento di Santa Rosalia, è molto importante, mettere Dio al primo posto e amarlo sopra ogni cosa. Questo Santa Rosalia oggi ci insegna dal cielo, la santuzza, noi la chiamiamo così a Palermo, la santuzza, perché c'è un legame proprio endemico dei palermitani, quindi non Santa Rosalia, voi la potete chiamare Santa Rosalia, noi palermitani la chiamiamo la santuzza, che significa la santa in piccolo, no? La santuzza, come Fortunata Evole, Natuzza, la stessa cosa, Natuzza, oppure Mamma Natuzza. Ecco, noi palermitani, per noi palermitani Santa Rosalia è la santuzza, ma lei a tutti noi palermitani, ai siciliani, a tutti voi, a tutto il mondo oggi nella sua festa dice, il 4 settembre, mettete Dio al primo posto, salvatevi l'anima. Gesù nel Vangelo ce lo ricorda, che giova all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la propria anima. Io mi ricordo la testimonianza di Margherita Hack, non so se ve la ricordate Margherita Hack, vedi, ormai è morta, dopo poco nessuno più se la ricorda, era l'astrofisica atea che andava in tutte le trasmissioni televisive a dire che Dio non esiste e che con questo, con la morte finisce tutto. Che una volta che io mi sono sentito lì che ascoltavo che diceva che gli hanno chiesto, le hanno chiesto, e quando lei morirà che fine farà? Si vede lei con quello sguardo strabuzzato che dice così: ah, io penso che quando morirò mi ridurrò in molecole che circoleranno nell'aria. Quando io ho letto che è morto, ho chiuso le finestre, perché non volevo che a casa mia entrassero le molecole di Margherita Hack. Si sa mai che divento ateo all'improvviso. Ma guardate, la morte azzera tutto.
ci dispiace sentircelo dire, perché siamo attaccati alle cose della terra. Ma il problema non è che non dobbiamo godere delle cose della terra. Qui c'è una villa bellissima. Non è che Dio ci dice no, tu non te lo devi godere. Non è questo. I beni di consumo Dio vuole che li godiamo, ma non dobbiamo farne una ragione di vita. E questo è il punto che non riusciamo a cogliere. E questa pandemia, come la chiamano, è tutta una, però di buono c'ha che tutto sommato, perché il diavolo fa le pentole, ma scorda i coperchi, vuoi vedere che tanti si convertono? Perché magari viene la FIFA, capito? La paura. E c'è un episodio che vorrei raccontarvi e poi passo al dunque della mia omelia, che è il passaggio più importante al termine di questo tour, ma volevo parlarvi della santuzza e del messaggio che ci lancia. E quindi con la morte faremo tutti i conti. Allora Dio ci chiede che durante questa vita camminiamo con Lui. Come si cammina con Dio? Seguendo la coscienza e vivendo i comandamenti. Bergoglio di recente, avete sentito, ha detto che i comandamenti non sono assoluti, sta dando il meglio di sé prima di andare via, è veramente senza freno, che il Vangelo, non so come ha detto nei giorni scorsi, è imbarazzante, non mi ricordo, ma ormai è proprio senza freno Bergoglio. Ma invece la Chiesa ci insegna che noi su questa terra dobbiamo evitare il peccato, perché Satana ci tenta, il diavolo fa di tutto per portarci lontano da Dio, capito? Allora noi dobbiamo stare con Dio, come? Con la preghiera e vivendo i comandamenti, evitando il peccato. E siccome però siamo peccatori, dobbiamo evitare il peccato mortale e confessarci periodicamente. Soprattutto preghiamo, come sapete, nell'Ave Maria, nel Rosario, la Madonna, di fare una buona morte. Una volta questo era un tema importante. Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Volevo raccontarvi questo episodio, raccontarvi in macchina. Voi sapete Pertini, Sandro Pertini, no? Presidente della Repubblica, ateo socialista, però amico di Wojtyła, di Giovanni Paolo II. Tra i due è nata veramente una bella amicizia, non so se ve la ricordate. Io ero piccolino, però me la ricordo. Ebbene, quando Pertini si è ammalato e stava morendo, Giovanni Paolo II è stato informato. E Giovanni Paolo II, siamo negli anni Ottanta, si fa portare all'ospedale, chiede, e i medici ovviamente si vedono il Santo Padre arrivare, poi andare dal presidente per dargli, diciamo, la possibilità, se vuole, di confessarsi, eccetera. Ebbene, arriva e trova piazzata all'ingresso della camera del Presidente della Repubblica la moglie di Pertini, che dice al Santo Padre: voi qui dentro non entrate, perché noi non crediamo in Dio. E ha aggiunto: mio marito era ateo e deve morire da ateo. Questa donna che ha detto così, ha parlato così perché di fronte al momento della morte, questa certezza degli atei crolla, viene meno, perché l'uomo lo sente che sta andando verso Dio. Sapete cosa ha fatto Giovanni Paolo II? I collaboratori, ovviamente era il Santo Padre, dopo questa umiliazione hanno detto subito: santità, andiamo, il Papa, la moglie del Presidente che dice non se ne parla. Ma noi stiamo parlando di Giovanni Paolo II, che non so perché nel mondo tradizionalista lo stracciano peggio di Benedetto XVI. A questi qui, a questi tradizionalisti, sedevacantisti, non gli va bene nessun Papa, ma comunque sia. E sapete cosa ha fatto il grande Giovanni Paolo II? Solo lui poteva farlo. Se n'è infischiato dell'umiliazione che ha subito. Ha fatto così, ha guardato e i suoi collaboratori lo seguivano. Intanto la moglie era piazzata lì e Pertini stava morendo. Santità, cosa cercate? No, quella lì. La sedia, santità. Sì, sì, datemi la sedia. Ma santità, datemi la sedia! Mi ha dato la sedia. Lui ha preso la sedia e l'ha messa poco prima dell'ingresso della camera di Pertini e si è seduto e ha detto alla moglie: non vorrai impedirmi di rimanere qui a pregare? Lei è stata zitta. Giovanni Paolo II si è messo lì a pregare fin tanto che non è morto Pertini. Allora Pertini non sappiamo se si è salvato l'anima, io credo di sì, perché questi atei poi la verità la cercano, a proposito di Santa Rosalia, no? Che giovane lascia tutto, ma era matta? O siamo matti noi? O sono matti quelli che vivono solo per il mondo? Chi è più matta? Matto, Rosalia, che lascia il mondo per Dio? O quelli che lasciano Dio per il mondo? Chi è più matto?
Ma chi è più matto, figlioli cari? Chi lascia Dio per il mondo o chi lascia il mondo per Dio? Capito? Perché poi non sappiamo mai come va la vita. Ancora oggi Schumacher, uno dei più grandi uomini del Novecento e del 2000, campione del mondo nella Formula 1, ipermilionario, è in coma per un banale incidente. Capito? Che cosa se ne fa dei soldi? In un modo o in un altro si deve uno sempre predisporre. E non sappiamo mai. L'altro esempio che volevo citare, l'ho citato altre volte, ma sempre mi colpisce, è Indro Montanelli, il giornalista famoso, no? Lo conoscete, sì. Lui è morto qualche anno fa, era ateo anche lui. Era ateo anche lui. Perché sembra che talvolta vada di moda. Tu vuoi fare carriera, ditti ateo e allora sia proprio. Ah, poi invece presentati qua con una ne mano, si chiudono tutte le porte. In Italia, non in Cambogia o in Unione Sovietica. Oh, questi elicotteri mi stanno perseguitando in tutta Italia. Incredibile. Io ho detto che questa volta qui la facevo franca, invece no. Allora, stavo dicendo di Indro Montanelli. Era ateo, però anche lui amico di Giovanni Paolo II. E una volta lui disse a Wojtyła, Wojtyła Giovanni Paolo II in uno dei pranzi insieme domandò Montanelli, ma voi ci credete a Dio? No, sono ateo. Ma non vi viene mai in mente che esista Dio? Ah sì, qualche volta. Poi ha fatto un momento di silenzio imbarazzato e ha aggiunto, però se il paradiso esiste, santità, io ci andrò. Giovanni Paolo II lo guarda e con lo sguardo cerca di chiedergli perché dici quello. E lui, Montanelli, risponde, perché mia mamma, e qui mi commuovo, le mamme, mamma mia, se la società affonda è perché la mamma non è più mamma come dovrebbe esserlo. Questo è quello che io penso, chiusa parentesi. Perché mia mamma era una santa donna e pregava sempre per me. Dice Indro Montanelli. Ah, dice Giovanni Paolo II, bene, bene. E come si chiamava sua mamma? Indro Montanelli si commuove e dice, mia mamma si chiamava Maddalena. Bene, Indro Montanelli è morto il 22 luglio, festa di Santa Maria Maddalena. Volete voi che non era un segno? Che Dio lo voleva salvare? Anche per le preghiere a mamma. Qualcosa di analogo è accaduto al cardinale Danners. Adesso quelli che mi stavano seguendo rilassati dei nemici, perché era bello il discorso, appena ho sentito Danners non ho preso la scossa. Il cardinale Gottfried Danners entrerà nella storia, fra, se il mondo continuerà a esistere fra 100 anni, fra 200 anni, si parlerà del cardinale Danners come di una figura decisiva. Ora lo hanno seppellito vivo, ora di lui non si parla più, perché siamo nel tempo dell'impostura e della menzogna. Ma lui ha fatto qualcosa di mai accaduto. Voi sapete che certi conclavi, lo dicevo ieri parlando di San Pio X, sono sospettati di intrallazzi, come si dice dalle nostre parti. Noi non potremo mai saperlo, perché penso che sappiate che i cardinali sono tenuti al segreto pena la scomunica. Cioè, se un cardinale racconta ciò che è accaduto nell'elezione di un papa, in positivo o in negativo, è scomunicato e perde il titolo, perché è un segreto, non si deve dire nulla. Bene, quindi degli altri precedenti conclavi si può ipotizzare qualcosa, ma non ci sono dichiarazioni scritte. Per la prima volta in 2000 anni di Chiesa, un cardinale mette per iscritto qualcosa di incredibile. Voi mi direte, padre, ma cosa c'entra con Santa Rosalia, il Teschio, Montanelli e Pertini? Ve lo sto per dire. Intanto, Danners è stato un cardinale progressista, amico del cardinale Carlo Maria Martini, no? Di Milano. Progressista di primo luogo, massoni, lo hanno dichiarato loro, non è che me lo invento io, erano massoni. Silvestrini, il maestro di Giuseppe Conte, l'ex presidente del Consiglio, anche lui cardinale massone, tutti i cardinali massoni avevano fondato una società segreta che operava nell'ombra, come si dice, perché i massoni fanno così, di nascosto, e che hanno chiamato in maniera un po' divertita Mafia di San Gallo. Perché di San Gallo? San Gallen è una città della Svizzera. Lì il vescovo Ivo Führer, mai cognome fu tanto azzeccato, Führer a Hitler, riuniva questi cardinali e vescovi
che lavoravano nell'ombra già dai tempi di Giovanni Paolo II per preparare l'elezione combinata e quindi invalida, perché voi sapete che se un'elezione è orchestrata prima del conclave non solo è invalida, ma si incorre nella scomunica, quindi il Papa eletto non esiste. E questo cardinale Gottfried Danneels è stato, era del Belgio, una figura di primo piano, insieme al cardinale che è ancora vivo, Walter Kasper, di primo piano, sponsorizzatore già nel 2005 di Jorge Mario Bergoglio, che allora era un oscuro vescovo neanche tanto amato, infatti in Argentina non ci va, come vedete, è andato in Cile, che confina con l'Argentina come la Calabria con la Sicilia, ma non è andato in Argentina, nella sua terra, io so perché, ci vada. Forse ora col governo di sinistra potrebbero, ma il popolo, c'è un conto aperto col popolo, ma lasciamo perdere. Lui, Danneels, ha lavorato perché venisse eletto alla morte di Giovanni Paolo II Jorge Mario Bergoglio, ma è stato eletto Benedetto XVI ed è andata malissimo per questa mafia di San Gallo che voleva, lo dice lui, che voleva l'abolizione del celibato ecclesiastico, le donne prete, la comunione ai divorziati risposati, l'intercomunione coi protestanti, insomma la distruzione del cattolicesimo romano. Finalmente costringono, e quello sarà ora il tema centrale che io sto per trattare, Benedetto XVI alle dimissioni e piazzano lì Bergoglio. 13 marzo del 2013 è stata tutta una messa in scena, tutta menzogna, come forse in giro con la questione del bruco, è tutta menzogna, i media sono al servizio della menzogna, guarda. Comandano loro e come dire, e costruiscono il falso e la gente ci casca perché lo costruiscono bene. Bergoglio viene invalidamente eletto e chi ci sta accanto a lui quando si affaccia? Tra gli altri? Il cardinale Danneels, che non c'era motivo che stesse lì, ma siccome è stato uno dei promotori della, diciamo, del golpe, del colpo di Stato Vaticano, allora Bergoglio se lo porta come premio e lo fa affacciare con sé. Tutto poteva finire così. Voi direte, ma che cosa c'entra ancora una volta Dominutella col tema della morte? Vi ho detto Montanelli, vi ho detto Pertini, tutti facciamo i conti con la morte. Bene, Gottfried Danneels nella sua biografia racconta che aveva una mamma, eccolo, adesso cominciate a capire, che gli raccomandava sempre di rimanere un santo prete. Poi lui se l'è scordato però, perché la carriera, il potere, il successo acceca. Satana si serve molto, soprattutto coi maschi, con le donne in altro modo, coi maschi il potere, i soldi, no? Ma più che i soldi, la carriera, che diventi famoso. Ci sono persone che, vi ricordate, Goethe scrive il romanzo Il Dottor Faust, che vende l'anima al diavolo. Ci sono persone che fanno il patto con Satana per avere successo, però poi vanno in inferno perché vendono l'anima. Mi spiego? Danneels si ammala di un tumore maligno all'ultimo stadio e i medici gli dicono: Eminenza, voi avete poco da vivere. Quanto? Più o meno questo. Quello si sarà fermato. Guardate il pensiero della morte come ha salvato la Chiesa Cattolica. Ecco perché vi sto citando, visto che parliamo di Santa Rosalia col testo in mano. Il pensiero della morte ha salvato tutti noi, perché se Danneels non parlava, perché Danneels a un certo punto è come se avesse, quando ti dicono ti resta un giorno di vita, immaginate ognuno di noi, ti vengono e ti dicono guarda fra una settimana muori, non cambia forse tutto? Non cambia forse tutto? Un conto è che continuiamo a vivere come ci pare, un conto è che sappiamo che di qui a moriremo, cambia tutto. E lui ha saputo che da qui a sarebbe morto e allora gli si sono aperti gli occhi, veramente incredibile. Forse io ho detto in altre catechesi, la preghiera della mamma avrà ottenuto miracoli per tutta la Chiesa. Questa donna non sappiamo chi è, ma prima o poi dovremo farla santa, perché è grazie a lei che oggi noi abbiamo chiara veta. Perché lui, sapendo che gli rimaneva poco da vivere, è come se avesse avuto, come possiamo dire, un trauma, uno shock, e ha capito
e ha detto a se stesso: ma io qui mi devo salvare l'anima. E avrà pregato, fidatevi di me, e riflettuto, e chiesto luce a Dio e alla mamma, che era già in cielo, cosa devo fare per salvarmi l'anima? Cosa doveva fare? Cosa si deve fare quando si è vissuto una vita da disgraziati, impenitenti, peccatori, incalliti? Rimediare al male commesso. Questo lo insegna la Chiesa, no? Rimediare al male commesso. Ci siamo? E adesso ecco che lui scrive la biografia e racconta per filo e per segno quello che io tante volte vi ho detto. Se non l'avessi detto io a voi, oggi nessuno più in Italia saprebbe quello, perché l'opera non è stata tradotta in italiano, è stata tolta di mezzo e non se ne deve parlare. Questi sono i media che difendono la verità, diffondono la verità. E Daniels dice proprio: ho fatto parte della mafia di San Gallo, una loggia massonica di cardinali, e lo dice chiaramente: abbiamo lavorato per costringere Benedetto XVI alle dimissioni e per orchestrare le elezioni. Perché l'ha fatto? In definitiva, che cosa gliene tornava raccontandolo? Lui l'ha raccontato tra una battuta simpatica, eccetera. In realtà l'ha fatto, e di fatto, dopo aver scritto la biografia e aver dato questa consegna, come potete immaginare, assolutamente preziosa, perché oggi noi su che cosa ci appoggeremo? Ci sono tanti indizi, ma questo è quello con ogni evidenza il più rilevante, perché detto da, non da un cardinale come Burke, che è tradizionalista e quindi casomai è al limite il sospetto, al limite ti può venire, ma uno che si è affacciato con lui con Bergoglio, che ha lavorato ed è vero e ha fatto parte, perché i nomi che lui fa hanno costretto i cardinali o a tacere o a dire la verità, ma non a smentire, perché ha citato date, luoghi, e i cardinali un paio hanno confermato. Ecco, Daniels si è salvato l'anima, secondo me starà in purgatorio fin tanto che non si sistema questa cosa qui del Papa vero. Perché introduco l'ultimo tema, il tema a conclusione di questo mio tour straordinario, che ci ha ottenuto grandi vittorie e che altre ce ne otterrà secondo me nei prossimi giorni. L'ultima questione che io voglio trattare è il carisma di Benedetto XVI. Io concludo questo tour rendendo un tributo, un omaggio al carissimo nostro Papa Benedetto XVI. Come? Lui, il Papa regnante, oggi vive pressoché nascosto. Di lui non sappiamo quasi nulla. Le ultime immagini che possediamo più o meno sono quelle quando è andato a trovare il fratello. È un papa molto anziano, 94 anni, però lucido. Era quello che doveva andarsene e lasciare che un altro papa venisse al suo posto. Io vi dico, siamo tutti debitori di Benedetto XVI. Non c'è un papa più coraggioso di lui. Mettete insieme la grandezza mistica, ascetica di Pio XII, il carisma prorompente, no? Prorompente di Giovanni Paolo II. Insieme non sono nulla di fronte a quelli che si presenta contratto mariano di delicatezza, di mitezza, quasi di umana arrendevolezza. Ebbene, Dio, che sceglie gli umili per confondere i potenti della terra, ha nascosto dentro questo fragile uomo di nome Joseph Ratzinger un carisma che non c'è mai stato se non ai tempi dell'apostolo Pietro. Nessuno avrebbe avuto il coraggio che ha avuto lui. Vi dico, vi prego di credermi, Giovanni Paolo II non avrebbe fatto quello che è stato capace di fare Benedetto XVI. E che cosa ha fatto però Benedetto XVI? Benedetto XVI ha capito che erano arrivati i tempi di Fatima, dell'Anticristo, i tempi della grande apostasia della fede, di cui lui è stato ed è un ottimo conoscitore già da cardinale. Ha capito che i nemici facevano attorno a lui, usandolo, guardate, ha capito che lui di fatto non governava più,
e che questo paradossalmente faceva comodo ai massoni, far credere con l'Angelus la domenica e col viaggio apostolico in Brasile che il Papa era lui, ma di fatto già altri comandavano. Ed allora si è messo dinanzi a Dio. Pensate al coraggio di quest'uomo, solo, con solo 4 donne che lo accudiscono, 4 e una segretaria, sono in tutto 5. Sono 4 suore e una laica consacrata che lo accudiscono da anni. Si è messo dinanzi a Dio, Benedetto XVI. Fosse stato un altro, avrebbe detto, e vabbè, tiriamo a campare, cerchiamo di nascondere questa situazione così anomala, no? Per il bene della Chiesa, fingiamo, insomma, cerchiamo di, come stanno facendo oggi i vescovi, che fanno finta di niente, si accorgono solo di Don Minutella, poi che la società va a scatafascio non se ne accorgono. Avrebbe potuto fare così Benedetto, invece che cosa ha fatto? Di nuovo lo ripeto, si è messo dinanzi a Dio, lo capite la portata di questo gesto, sì o no? Non è così automatico, ve lo assicuro. Capo della Chiesa Cattolica di 1.200.000.000 di fedeli, no? Perché i massoni che aveva attorno, quelli che gli hanno mandato il maggiordomo a tirargli via le carte personali, quelli che hanno intimato ai vescovi di Germania di non stringergli la mano, quelli che lui firmava le nomine di alcuni vescovi, poniamo della città, sto portando un esempio di Agrigento, lui faceva una nomina e l'indomani la Santa Sede annunciava la nomina di un altro. Lui avrebbe potuto, come forse ha fatto Giovanni Paolo II in alcuni passaggi dell'anzianità, per il pro bono ecclesie andare avanti. Non so, vorrei veramente che lo Spirito Santo a voi e a tutti quelli che ci stanno seguendo da casa coglieste il tributo che voglio rendere a questo grande eroe della fede. Guardate, ha qualcosa di Mosè, Benedetto XVI. Ha qualcosa di che noi, lui lo nasconde, ma noi veramente vi assicuro abbiamo ancora un'idea sbagliata di lui, ce lo siamo messi alle spalle come se fosse stato il vecchietto che non ce la faceva più. No, figlioli cari, non è così, ha qualcosa di mosaico, di patriarcale, lui è quello che ha aperto le acque e a scanso di equivoci tiene ancora il bastone del comando. Sia chiaro a tutti, lui ha aperto le acque del passaggio. Quale passaggio? Dalla falsa chiesa massonica alla chiesa cattolica di sempre. Che grande figura, statuaria, gigantesca, immensa, formidabile. Non c'è un papa come lui. Si è messo dinanzi a Dio e ha detto, Signore, dimmi cosa devo fare. E ha fatto una scelta. Fermiamoci sulla scelta ora e sulle conseguenze, poi ho concluso, se no questi non si sposano più. Ha fatto una scelta unica. Unica. Che guardate, io vi dico, poteva venire solo dallo Spirito Santo, ma c'ha visioni mistiche Benedetto XVI? Credo di no. Però lui una volta, parlando di San Giuseppe, ha detto, alla Madonna gli appare le appare l'angelo, a San Giuseppe gli parla in sogno, e ha aggiunto, perché la Madonna lo vede l'angelo e San Giuseppe invece lo sente in sogno? Aggiunge, perché ci sono uomini di coscienza sensibile dinanzi a Dio che interpretano il suo disegno, di cui sta parlando, se non di se stesso. Quindi lui ha sentito la voce di Dio che gli diceva, consegna il trono e portati il munus, Petrino. Questa voce gli sarà riecheggiata dentro. Consegna il trono. Ma immaginate il travaglio come Mosè di quest'uomo, Iosef. Uomo mite, sì, non c'è dubbio, uomo di studi. Ma Dio è fatto così. Per un'opera così sorprendente non ha scelto uno carismatico come Wojtyła. Se fosse stato Don Minutella, alla fin fine... Capite cosa voglio dire? Ha scelto un uomo di studi che parla con la voce sempre così delicata, che non ha mai alzato la voce,
non ha mai aggrottato gli occhi, lo sguardo, è sempre stato pacato, ma Dio lo ha scelto per qualcosa di assolutamente sorprendente. Consegna il trono. A noi può sembrare una cosa, e chissà quale deserto di purificazione Benedetto XVI avrà vissuto per fare questo gesto che non è mai accaduto. Quale? Consegnare il trono, ma lasciando a se stesso il munus. E Dio lo ha ispirato. E così ha scritto per ingannare i nemici, perché era il tempo che prendessero il trono. Voi direte, padre, qualcuno vi domanda, ma perché ha consegnato il trono? Perché Dio gliel'ha detto, si dovevano realizzare le profezie. Non è un atto di resa quello di Benedetto, al contrario, ha suonato la tromba. Benedetto XVI è l'angelo dell'Apocalisse, lo capite o no? È un uomo straordinario, dovremmo avere la sua foto in tutte le case. Satana appena lo sente, appena lo vede, scappa via, perché sa che quell'uomo lì, che lui non lo prezzava neanche niente per la sua mitezza, gli ha scompigliato i programmi. Benedetto XVI è l'angelo che suona la tromba. Vi ricordate in Apocalisse si vede quell'angelo che dice ancora un poco quando suona la tromba che c'è Babilonia, l'anticristo e gli eletti sono provati e lui vola nel cielo, si dice un angelo possente che grida guai, guai Babilonia, è caduta. Quello è Benedetto XVI. E guardate, è sorprendente, quest'uomo nella sua persona porta con sé l'Apocalisse. Solo chi è unito a lui si salva. È incredibile che in quest'uomo, che infatti non muore, è incredibile. E ricordatevi, lo tiene lui il bastone del comando, ancora è il Papa. Quello che io sto facendo, a scanso di equivoci, non è affatto un'autocandidatura, a parte il fatto che ho detto ai romani, che mi dicevano un paio, te sei il grande prelato, io già ho scritto, ma chi è scritto? Io non sono manco vescovo. Ci vuole un vescovo per... Quello che io sto facendo è pura e propria, pura e come dire, sarebbe dire propaganda, ma si può usare questo termine, nei confronti della verità che Papa è Benedetto XVI e basta. Ha consegnato il trono. Ci pensate quando ha riunito? Vogliamo andare un attimo a quell'11 febbraio 2013. Cosa facevate quando avete sentito la notizia? Dove eravate? Io mi ricordo in parrocchia, non celebro quasi mai di mattina io. Quel giorno avevo la messa mattutina della Madonna di Lourdes, credo non sia stato un caso. Me lo ricordo benissimo ora. Ho finito di celebrare la messa, ho posato i paramenti in sacrestia, sono andato nel mio ufficio parrocchiale per prendere un caffè, un cornetto, e mi sento bussare da una parrocchiana agitata, padre, il Papa si è dimesso. Io mi sono sentito male, sono quasi svenuto, che no? Sono quasi svenuto. Vi ricordate quell'11 febbraio? Poi uno va in TV quasi, incredulo, perché non è che è una cosa tanto normale, e guarda le immagini e si rimane senza parole, seduto, calmo. Ve lo ricordate? Pacato, padrone di sé. Legge la dichiarazione, nella quale però ci mette più di 40 errori. E nella quale dichiarazione non dice mai che consegna il munus. E i cardinali massoni, molti dei quali erano lì dentro, hanno esultato. Ma non si sono accorti dell'inghippo che Benedetto procurava. Lasciamo stare poi tutto il resto, aveva detto che non avrebbe più parlato, e invece si è fatto sentire diverse volte e in maniera forte, e da quando dicono che non c'è più, ha detto che c'è la società dell'anticristo e così via dicendo. Ma io vorrei concludere così: quali sono gli effetti di questo suo essere andato? Il suo carisma petrino ora è dilatato all'ennesima potenza. Tutti noi, è come, io parlo per me, vivessimo accanto a lui giorno e notte. Io lo sento così vicino che non immaginate quanto.
E quando lo guardo, sento che da lui, dalla sua persona, anche in fotografia, si sprigiona in questo tempo di buio, di paura e di angoscia, la pace. Lui è il nostro Mosè che la Madonna ci ha dato. Capito? Se aspettiamo il grande prelato, Benedetto XVI è il super prelato. È il super prelato. Quando morirà, accadrà di tutto, perché dentro non è andato via dal Vaticano, perché lui è il faro di luce, come il faro, no, nel mare indica i marinai in piena notte d'inverno l'orientamento. Dentro quel buio del Vaticano, dove c'è la massoneria, dove c'è Satana, dove c'è l'anticristo, c'è il catecon, c'è quest'uomo mite che non parla, che non si vede, eppure non c'è un papa come lui che stia creando tanti guai ai nemici della Chiesa. Ed allora noi dobbiamo attaccarci a Benedetto XVI. Io metto in ginocchio ai piedi del Santo Padre questo tour che abbiamo fatto in giro per l'Italia. Ricordiamo le tappe: Cagliari, Roma, Firenze, Torino, Milano, Verona, Rubiera, Ancona, e poi Teramo, e ieri la Puglia e oggi la Calabria, e domani Sicilia. E presentiamo al Santo Padre questo tributo d'amore, diciamo: Santità, siamo con te, grazie per la tua fede, grazie per il tuo coraggio, grazie perché con te è iniziata la battaglia escatologica finale. Tu ci guidi, tu ci conduci. E allora, concludendo, miei cari figlioli, noi diciamo al Santo Padre: Santità, siamo con te, ma tu, Santo Padre, facci sentire nel cuore, perché solo nel cuore possiamo sentirlo, la tua voce che ci dice: miei cari figli, sono con voi, vi benedico e vi accompagno con la mia preghiera. Laudetur Jesus Christus.